Un aspetto, diciamo, collegato ovviamente alle emozioni è quello di avere un corpo rigido. Un corpo rigido teso, cioè, non potrà mai far risuonare, diciamo, le vostre melodie e quindi non vi aiuterà mai a esprimere le vostre emozioni. Cioè, nella vita reale, voi immaginate una persona tesa, esprime soltanto un certo tipo di emozione, magari imbarazzo, ok? Ansia. E l'imbarazzo e l'ansia non sono, diciamo, delle emozioni propriamente che dovrebbero essere messe in evidenza in musica, al contrario, ok? E questo perché? Perché è solo il corpo che ti dice cosa provi veramente. Forse in qualche post precedente magari ho parlato di questo, però ecco, non mi ricordo bene. Allora, ovviamente stiamo parlando sempre di un terzo livello e quindi si presuppone che avete già lavorato a rilassare il vostro corpo. Allenarsi, perché io voglio. Anch'io a volte dico studiare, ma effettivamente il nostro rapporto col clarinetto, diciamo di studiare, non è che ha granché, voglio dire. Molta parte, noi, diciamo noi in buona parte siamo degli atleti, noi quando suoniamo ci alleniamo. Ecco, io preferirei usare questo termine, quando ci alleniamo, perché studiare presuppone che uno sa ricordare qualche cosa. No, quindi con la mente sempre attiva, invece no, adesso noi ci dobbiamo allenare, ok? Studia 4 ore al giorno, ma mi fa male il braccio, mi fa male, oh, studio, studio. Assolutamente no. Quindi, se voi fate sport, avete fatto sport, diciamo anche a un certo livello, a minima contrattura, a minima. Le disposizioni del medico sono riposo, riposo, riposo. Ok, quindi anche quando noi ci alleniamo, studiamo con il nostro clarinetto, se il nostro corpo è troppo rigido, se avvertiamo dolore al nostro corpo e quindi abbiamo una sofferenza fisica, dobbiamo smettere, perché altrimenti subentra la frustrazione. Allora, ovviamente molte difficoltà musicali avvengono proprio per una posizione scorretta del corpo e quindi attenzione, voi che adesso siete quasi insegnanti di voi stessi dovete capire, ok? Dove avete qualcosa che non è rilassato, qualcosa che è bloccato, ok? Allora, per aprire l'altra parte del nostro corpo, noi dobbiamo rilassare, rilassare il più possibile il nostro corpo. Questa è un'abilità, ok? Più che una sensazione. Noi no, voi non dovete ricercare quella sensazione di rilassarsi, ma dovete essere abili a rilassarvi, ok? Allora, un piccolo esercizio di rilassamento corporeo, ne vedremo qualcuno più avanti. Quindi mettetevi indumenti comodi che non riscaldino troppo, evitate le cinghie, gli elastici, eccetera. Stendetevi sul dorso, su una superficie piatta. Usate la gomma piuma, un luogo tranquillo, una temperatura normale, magari potete chiudere le imposte, una sensazione di semi-oscurità, ok? La vostra nuca è appoggiata perché la gola deve essere tranquillamente distesa, la vostra colonna vertebrale non deve essere schiacciata in obliquo, ok? Praticamente la nuca e la fronte sono su di una retta parallela alla superficie ovviamente in cui voi siete distesi.
Il resto del vostro corpo lo dovete lasciare aderire alla superficie, quindi le spalle, la schiena, le natiche, le cosce, i polpacci, i talloni, le mani, i gomiti sono aderenti alla superficie, ok? Le gambe sono leggermente divaricate e le braccia sono un po' lontane, diciamo, dall'esterno, ok? E i vostri piedi ruotano verso destra, ok? Così appunto da rilassarvi ancora meglio. Ora, per diciamo la nostra mente, diciamo, è bene magari chiudere gli occhi, ok? Però non dovete prendere la via del sonno, quindi attenzione, ok? Voi dovete rimanere vigili, dovete sentire ogni parte di voi stessi. Non dovete addormentare, non dovete andare verso il sonno, ok? Magari quando è mezzanotte, allora avete delle ansie, questa può essere anche un'ottima alternativa a una camomilla o a un rilassante, ok? Perché in questo modo potete prendere la via del sonno. Ok, allora attenzione. Attenzione, perché dobbiamo rimanere vigili, perché così noi ci prenderemo in mano, ok? Come se qualcuno, che siamo sempre noi stessi, ci prenda per mano. Allora, di come prenderci per mano, magari lo dirò le prossime volte. Qui ancora ribadisco che quando si suona si deve avere piacere della nostra performance, ok? E quando c'è tensione, quando c'è uno sforzo innaturale, allora la vostra performance è scadente. In più, noi comunicheremo questa sensazione all'insegnante, alla commissione, agli spettatori, ok? Allora, cos'altro posso dire per adesso? Niente, ribadisco appunto che noi possiamo tramutare in tensione muscolare tutti i nostri blocchi, ok? Quindi la paura. La paura genera un blocco, ad esempio, al ventre, l'insicurezza, la sfiducia, generano rigidità nel bacino, nelle gambe, ok? Quindi dovete capire questi aspetti. Dovete dare energia, dovete capire cosa vi piace suonare. Ok, dovete evitare di nutrire i pensieri negativi, ok? Dovete prendere le decisioni e anche non dovete essere, ecco, troppo seri, ok? Dovete innalzare il vostro livello di energia, dovete gratificare, dovete essere entusiasti, gioire e avere anche un senso di gratitudine, ok? Per la musica che state suonando. Se ad esempio non siete completamente rilassati, il diaframma non si rilasserà e quindi tratterrà dentro un po' di fiato, no? Cioè, voi sapete usare benissimo il respiro con la pancia, però magari non siete rilassati, allora un po' di fiato vi rimane dentro. Quindi magari cercherete poi di inalare altra aria e non ci riuscirà. Non ci riuscirete perché appunto i polmoni sono ancora un po' pieni e quindi create questo circolo vizioso. Ok, beh, per adesso basta così.